Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò come realizzare un anello fai da te molto semplice e di sicuro effetto. Per realizzare questo tutorial ci serviranno del cartoncino colorato, delle forbici, una base per anello, una decorazione, io ho utilizzato un fiore in resina, del Mod Podge Dimensional Magic e un righello. Come prima cosa prendiamo la nostra base per anello e misuriamo le dimensioni dell'interno. 2,5 cm per 2,5 cm. Prendiamo il nostro cartoncino e lo ritagliamo di misura. Procuriamoci una base per far stare il nostro anello in piano. Io ho questo portanelli che è perfetto per l'uso. Ed ora prendiamo il Mod Podge Dimensional Magic e riempiamo la base per anello. Per evitare che si formino delle bolle d'aria è meglio sempre far prima scendere un po' del Mod Podge su del cartoncino o su un'altra base. Dopodiché prendiamo il nostro quadratino e lo inseriamo all'interno. E ripetiamo con un altro strato di Mod Podge. Io ho utilizzato del cartoncino per scrapbooking, che quindi non ha bisogno di essere trattato perché non rilascia il colore. Se invece stampate con la vostra stampante, conviene coprire il cartoncino con uno strato di vernice trasparente, quella che si usa anche per il decoupage. A questo punto possiamo inserire la nostra decorazione, che è questo fiore acrilico. Spingiamo verso il basso. Cerchiamo di centrarlo bene. E adesso lasciamo indurire il Mod Podge Dimensional Magic almeno per 24 ore, per essere sicuri. Ed ecco il risultato quando il Mod Podge è completamente asciugato. Ho realizzato anche altri modelli. E come vedete il risultato è davvero particolare. E questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre vi auguro una splendida giornata. Ciao! Ciao e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare questa manicure molto brillante con smalto neon verde e borchiette in metallo applicate.